Valentina si è connessa. Valentina, ti invito ad accendere la webcam e il microfono. Salve a tutti, buongiorno. Ciao Valentina, tutto Ciao. Bene? Tutto bene, grazie. A voi? Tutto bene? Sì. A te tocca questo orario un pochettino scomodo, Sì. Però noi abbiamo voluto dedicare alla formazione segreta, secret Sì. lesson, secret learning, chiamatelo come volete. È un orario in cui abbiamo deciso di non comunicare i contenuti che porteremo, e questo lo faremo sempre per la prossima programmazione, perché molti degli utenti che ci seguono si sono trovati a seguire dei webinar che magari mai avrebbero seguito in passato. E attraverso la scoperta di argomenti nuovi gli si sono aperte moltissime strade. Abbiamo voluto portare in piattaforma la stessa tipologia di esperienza, per cui organizzando queste secret lessons, dove l'utente atterra sulla piattaforma sapendo chi è lo speaker, sapendo chi è che collaborerà, ma non sapendo quale sia l'argomento specifico del webinar. Per cui, detto questo, Valentina, io ti ringrazio per essere qui, ti ringrazio che ci farai compagnia durante quest'oretta e ti lascerei partire con la tua secret lessons per svelare il tuo argomento. Grazie, e, grazie, salve a tutti. Intanto, allora, siete pronti? Sveliamo l'argomento. Oggi parleremo di Pinterest marketing, visto che è un argomento su cui c'è molta curiosità e ho notato che comunque non tutti ancora conoscono le potenzialità di questo strumento, abbiamo deciso di portare in questa lezione segreta appunto il marketing su Pinterest. E quindi oggi cosa cercheremo di fare? Cercheremo di capire che cos'è Pinterest, come funziona, quali sono le potenzialità per i brand. Prima mi presento brevemente, piacere di conoscervi, sono Valentina Tanzillo, mi occupo di digital marketing da 10 anni e sono specializzata in visual storytelling, visual marketing e branding strategy, che sono diciamo un po' le mie passioni, e proprio per diciamo coltivare questa passione e fare in modo di trovare altre persone che la condividessero, nel 2015 ho fondato Visual Storytelling Italia, che è la community Facebook più grande e l'unica italiana appunto dedicata a questi argomenti. Naturalmente sono comunque una Pinterest addicted, sono quasi 10 anni ormai che utilizzo questo canale, trovo che oltre ad avere grandi potenzialità lato marketing, anche lato esperienza utente è molto interessante, e quindi ci passo le mie serate e molta parte del tempo libero. Tutto chiaro? Tutto a posto? Mi sentite? Va bene? Sì, perché ho visto che lo schermo si è un attimo bloccato, ditemi se va bene, altrimenti mi fermo. Ok, tutto a posto. E quindi vediamo cosa vedremo oggi. Prima di tutto, che cos'è Pinterest e perché appunto dobbiamo integrare questo canale all'interno delle nostre strategie di marketing. Vediamo che oggigiorno si trova di fronte a quello che è una situazione piuttosto complicata, nel senso che gli utenti online hanno a disposizione una pluralità di informazioni, di fonti, stimoli continui, comunicazione da parte dei brand su diversi canali. Quindi se da un lato l'informazione e la comunicazione è diventata facile e facilmente accessibile a tutti, dall'altra parte si crea quello che in realtà è il paradosso della comunicazione online, ovvero l'information overload. Siamo talmente bombardati da informazioni, da comunicazioni, da contenuti, che spesso gli utenti fanno fatica a selezionare i brand e soprattutto fanno fatica a capire quale magari attività o professionista siano degni di fiducia e quale no. Quindi come si fa a cercare di risolvere questa situazione e attirare l'attenzione del nostro pubblico sfruttando i contenuti visivi. Perché? Perché le immagini parlano un linguaggio immediato, ci permettono una comprensione rapida, ci permettono di attirare l'attenzione dei nostri utenti. E quale canale migliore di Pinterest, che appunto è la piattaforma visual per eccellenza, per poter appunto creare la nostra community, individuare magari community che sono già autonome e create sulla piattaforma, e naturalmente attirare l'attenzione di persone che ancora non ci conoscono, ma sono appunto interessate alla nostra attività. E da questo punto di vista Pinterest è perfetto, proprio perché appunto ci permette di creare una relazione costante con il nostro pubblico, lavorando soprattutto su quello che è l'ispirazione e il coinvolgimento. Qui c'è cioè, una piccola diciamo sintesi di quello che appunto vedremo oggi, un'introduzione, visto che non tutti lo conoscono, visto che è una piattaforma che ha un suo funzionamento e un suo linguaggio, cerchiamo quindi di vederlo insieme.
Vedremo poi quali sono i vantaggi concreti che Pinterest ha per i brand, perché Pinterest non è un mero raccogliatore di immagini e video carini, ma in realtà è uno strumento di marketing che, se usato nel modo corretto, ci permette di poter ottenere degli obiettivi. Vedremo poi alcuni consigli per ottimizzare il nostro profilo e quindi aumentare la visibilità del nostro canale, più qualche consiglio tratto da case nazionali e internazionali su come appunto utilizzare al meglio questo canale per dare visibilità alla nostra attività. E naturalmente nella parte finale abbiamo appunto un question time dove in base agli argomenti che tratteremo potrete appunto farci delle domande e quindi le potremo vedere insieme. Direi quindi che siamo pronti per poter iniziare questo viaggio con Pinterest e quindi vediamo che questa è una foto, questo è appunto il modo in cui Pinterest appare nel momento in cui noi accediamo al profilo. Abbiamo quindi un feed nel quale sono presenti dei contenuti tratti sia da profili che seguiamo, sia da profili che sono in linea con i nostri interessi che quindi ci vengono mostrati dalla piattaforma in base appunto a un algoritmo che studia i contenuti che pubblichiamo, il tipo di profili che seguiamo, il tipo di board che creiamo e ci mostra quindi dei contenuti in linea con i nostri interessi. Da un po' di tempo all'interno poi di questo feed c'è anche la possibilità di poter vedere dei pin promossi, visto che anche su Pinterest è possibile fare delle campagne pubblicitarie a pagamento. Qual è quindi la parola chiave che ci permette di poter sintetizzare Pinterest? È una piattaforma basata sull'interazione e soprattutto sulla scoperta visiva. Pinterest infatti è una piattaforma basata sulla condivisione delle immagini e, come dice il suo stesso nome, deriva dal verbo to pin, appendere, e interest, interesse. Quindi fondamentalmente che cos'è? È una grande bacheca virtuale nella quale noi possiamo salvare i contenuti che ci ispirano e ci interessano maggiormente, così come magari da adolescenti avevamo le bacheche in cui pubblicavamo le foto magari dei nostri gruppi famosi, le frasi, le citazioni, elementi motivazionali. Io per esempio anche qui tuttora una bacheca perché la utilizzo per organizzare il mio lavoro. Possiamo fare la stessa cosa su Pinterest creando un profilo nel quale andremo a salvare i contenuti che ci interessano maggiormente. Contenuti che appunto sono organizzati all'interno di cartelle basate su specifici argomenti. Qui per esempio c'è un esempio di tutti i tipi di contenuti che potete trovare sulla piattaforma. Potete avere contenuti basati sulla storia, sulla scienza, sulla salute, sulla moda, sul cibo, sui viaggi, tutto l'ambito del wedding. Ci sono tantissime categorie presenti sulla piattaforma e quindi immaginate tanti comunque spazi e argomenti da approfondire. Qual è quindi il vantaggio di Pinterest? Diciamo i contenuti che di solito pubblichiamo sulla bacheca all'interno del nostro profilo, all'interno di queste board. Questo appunto è il modo in cui appare... Valentina, scusami se ti fermo un secondo. Stai proiettando delle slide o...? Sì. Non si vedono. Ci sono scollegate, non allora, so cosa è successo. Ok, scusa. Adesso riprovo. Allora, ora... Ok, si stanno caricando. Ok, si vedono, okay. Si mette in presentazione. Allora, dall'inizio vediamo. Ma presenta pure la qui, gli utenti ti stavano seguendo e vai avanti pure da questo punto. Scusate, infatti ho visto che era tutto ok, quindi non me ne ero accorta, perfetto. Allora, ritorniamo quindi al modo, allora, breve sintesi, diciamo, ritorniamo indietro. Questo è il modo in cui appare Pinterest all'utente che appunto visita per la prima volta la piattaforma. Quindi abbiamo detto che Pinterest perché è interessante, perché appunto è una bacheca virtuale. Qui c'è appunto un esempio di categorie che possiamo trovare sulla piattaforma e questa è la traduzione online di queste categorie. Quindi abbiamo un profilo in cui è presente una biografia, sono indicati il numero di follower, abbiamo la foto profilo quindi che può essere ottimizzata e le board, le cartelle nelle quali andiamo a salvare i nostri contenuti. Quindi vedete più o meno la struttura è quasi simile a quella dei post-it di contenuti che di solito utilizziamo su una board tradizionale. Qual è però il vantaggio di Pinterest? Che ci permette prima di tutto di raccogliere dei contenuti e soprattutto una piattaforma che gli utenti utilizzano per facilitare quella che è la scoperta visiva. Io accedo a Pinterest perché sono interessato a determinati argomenti, cerco nuove fonti di ispirazione, nuove fonti che naturalmente sono visive, visto che è possibile pubblicare su Pinterest solo contenuti che siano immagini o video. Non abbiamo assolutamente nessun altro tipo di contenuto proprio perché Pinterest nasce come piattaforma visiva.
Un altro aspetto interessante è che nel momento in cui noi andiamo a cercare un contenuto, lo stesso Pinterest ci offre dei suggerimenti, come in questo caso, magari posso mettere decorazioni, idee per decorare la casa. Pinterest ci offre tutta una serie di categorie, che sono appunto questi colorati, rettangoli colorati che vedete in alto, e quindi ci dice cerchi delle decorazioni per la camera da letto, per la cucina, per il tuo matrimonio, quindi vi dà ulteriormente dei suggerimenti, vi permette quindi di rendere in maniera precisa la vostra ricerca e soprattutto vi dà anche un'idea su quelli che sono i trend della piattaforma, su quelli che sono gli interessi e quindi i contenuti più pubblicati da parte degli utenti. E col fatto che comunque Pinterest è un social network visivo, naturalmente ci permette di avere un impatto visivo notevole, quindi possiamo attirare l'attenzione del nostro pubblico, possiamo comunicare in modo immediato la nostra attività e presentare i nostri prodotti e perché no anche i nostri servizi in maniera molto più rapida, immediata e diretta. Vediamo qualche numero su Pinterest. Al mondo ci sono, questi sono dati mondiali, 300 milioni di utenti, oltre il 50% quindi di queste persone utilizzano. Un dato molto interessante è che il 50% degli utenti sulla piattaforma vive al di fuori degli Stati Uniti, quindi un canale che all'inizio era nato in America, col tempo in realtà si è spostato. Pinterest è un canale che di solito viene utilizzato principalmente da mobile, l'85% infatti degli utenti accede da mobile, e sulla piattaforma ci sono oltre 200 miliardi di pin salvati. Immaginate quindi la quantità di contenuti presenti sulla piattaforma e le potenzialità che appunto noi possiamo avere da parte dei brand. È un social network a netta prevalenza femminile, soprattutto all'estero circa il 70% degli utenti è costituito da donne. Un altro dato interessante è che la fascia di età è più alta, quindi possiamo trovare anche fasce d'età difficili da raggiungere attraverso altri canali, 50-64 per esempio, persone che spesso, secondo alcune statistiche, hanno comunque un'alta capacità di spesa, un elevato comunque titolo di studio, quindi abbiamo un'audience abbastanza segmentata ma soprattutto rilevante per alcuni tipi di attività. All'interno delle slide faccio una premessa: tutte le infografiche e comunque i dati che vedete avete la possibilità alla fine in fondo di poter vedere la fonte cliccando semplicemente sui link che sono presenti alla fine delle slide, quindi se volete approfondire qualche aspetto, qualche studio, trovate comunque tutti i riferimenti. Per quanto riguarda invece in Italia, vediamo che dai dati dell'ultima ricerca aggiornata di Google Social in collaborazione con Hootsuite, gli utenti attivi mensilmente sulla piattaforma sono circa il 29%, quindi qui in questo caso stiamo parlando dell'Italia. Rispetto magari ad altri player più famosi come YouTube e Facebook è una nicchia, però diciamo che è una nicchia profittevole, molto interessante e soprattutto molto profilata, per cui possiamo raggiungere persone che hanno magari determinati interessi, determinate passioni, che per esempio fanno delle ricerche. Pinterest funziona molto bene per esempio per il food, per l'arredamento, quindi per tutta la parte di design, anche il settore travel è molto utilizzato, il settore beauty per esempio e quello fashion in generale, quindi vedete abbiamo un certo tipo di pubblico che accede alla piattaforma per trovare ispirazioni, per trovare nuovi contenuti, spesso anche per trovare nuovi prodotti da acquistare. Quindi se noi siamo bravi a presidiare questa piattaforma possiamo utilizzare anche un canale di nicchia per raggiungere il nostro pubblico. Perché? Perché la concorrenza è meno serrata, ma comunque se noi lavoriamo in questi ambiti abbiamo la possibilità di poter intercettare persone che sono in target con le nostre iniziative, e quindi presidiando Pinterest abbiamo un vantaggio competitivo maggiore rispetto magari a quelli che si limitano ad utilizzare solo gli altri canali. Naturalmente sia chiaro, non sto dicendo che da oggi in poi dovete abbandonare tutti gli altri social network, Facebook e Instagram, per dedicarvi a Pinterest, ma valutate di integrarlo e quindi creare una strategia cross-mediale nella quale, oltre a Facebook, Instagram e i canali che avete selezionato, valutate di inserire anche Pinterest. E adesso appunto vi spiego perché si può utilizzare. Il numero comunque di utenti di Pinterest è comunque interessante per l'Italia, 14 milioni di utenti attivi mensilmente. Nel nostro caso vediamo che c'è un minore squilibrio
equilibrio tra uomini e donne, 60% degli utenti attivi sulla piattaforma è costituito da donne e 40% da uomini. Le fasce d'età di maggiore successo sono 35-44 e 45-54. In realtà comunque anche il dato 18-25 è interessante, quindi vedete abbiamo una fascia di popolazione anche più adulta che però può essere raggiunta sfruttando i canali nei quali è attiva, quindi comunque è un canale da prendere in considerazione. In questa infografica, che reputo molto interessante, sono indicati il tipo di contenuto più apprezzato sulla piattaforma sempre per quanto riguarda l'Italia, quindi fai da te hobby, arredamento d'interni, c'è anche una fetta di istruzione, perché su Pinterest è possibile trovare molte risorse da utilizzare per i propri alunni di diverse fasce d'età. Mi è capitato di trovare sia contenuti magari dalla scuola materna fino alle superiori, lo so perché mia madre insegna e utilizza spesso Pinterest. Mia madre è atecnologica, non utilizza nessun canale tranne WhatsApp e Pinterest, proprio perché l'ha scoperto facendo una ricerca tramite Google. Questo infatti è un altro vantaggio di Pinterest: i contenuti che noi pubblichiamo sulla piattaforma hanno la possibilità di posizionarsi anche su Google, sia nei risultati organici sia nella sezione immagini. Quindi magari se il nostro sito è nuovo e con SEO ci vuole tempo per poter posizionare i contenuti del sito, possiamo però raggiungere le prime pagine sfruttando Pinterest. Quindi anche questo, diciamo, è un altro dato interessante che va appunto preso in considerazione. Fateci caso, provate a fare una ricerca su Google per argomento, spesso vi mostra dei risultati di Pinterest. Per poter accedere, naturalmente vi dovete iscrivere al canale e vedere, quindi potete quindi vedere tutti i contenuti, quindi la possibilità di poter intercettare il vostro target. Cioè, l'altro vantaggio principale di Pinterest è che voi non vi limitate semplicemente a pubblicare delle immagini o dei video, ma avete dei contenuti che sono cliccabili e che vi permettono di poter rimandare l'utente alla fonte da cui il contenuto è stato preso. Quindi può essere il vostro sito, può essere il vostro blog, può essere il vostro e-commerce. Quindi non ci limitiamo semplicemente a raccogliere belle immagini, bei video, ma abbiamo la possibilità di poter fare in modo che queste persone, dopo aver attirato la loro attenzione su Pinterest, possano cliccare e raggiungere il nostro sito. Quindi anche le azioni che gli utenti fanno per poter effettuare un acquisto si riducono. Abbiamo quindi la possibilità di poter portare sul nostro sito delle persone in target, attirandole appunto attraverso Pinterest. Qui appunto ci sono una serie di dati comunque molto interessanti. In media tendono a trascorrere 90 minuti al mese sulla piattaforma, si accede soprattutto da mobile come abbiamo visto prima. Un altro dato interessante è che il 21% degli utenti ha effettuato un acquisto dopo aver visto il prodotto sulla piattaforma, e in media un singolo pin è in grado di poter generare 6 visite al sito. Il tipo di approccio che si ha su Pinterest è diverso dalle altre piattaforme, mentre infatti su Facebook io sono, perché appunto il mio obiettivo è quello di entrare in contatto con i miei amici, su Pinterest accedo per cercare nuove fonti di ispirazioni. Quindi l'approccio è molto meno personale, è molto più ispirazionale, di interesse e di contenuto. Per cui se lavoro bene sulla piattaforma posso comunque attirare persone che magari sono lì perché cercano dei consigli sull'arredamento, non conoscono il mio brand, ma attraverso i contenuti che pubblico su Pinterest posso appunto raggiungerli. Vediamo quindi il glossario di Pinterest, che ci permette quindi di capire come appunto possiamo muoverci. L'elemento fondamentale su Pinterest è il pin, ovvero il tipo di contenuto che noi andiamo a pubblicare sulla piattaforma, che può essere un'immagine o un video. I video di solito sono utilizzati di meno, quello che performa di più, comunque che è più utilizzato sulla piattaforma, sono le immagini. Possono essere poi delle infografiche, possono essere anche delle GIF o dei video. I singoli contenuti, quindi i singoli pin, sono salvati all'interno di cartelle specifiche che prendono il nome di board. Siamo noi a decidere che tipo di cartelle creare, quale argomento appunto dargli, quale titolo dargli. Quindi noi, una volta creato il nostro profilo, possiamo decidere, non so, di creare per iniziare una decina di board su argomenti che sono appunto legati alla nostra attività. Quindi magari una board parlerà di prodotti, un'altra darà dei consigli, un'altra magari raccoglierà delle infografiche legate al nostro settore, un'altra magari conterrà i trend relativi al nostro ambito lavorativo. Siamo noi quindi a scegliere il titolo della board, l'argomento, e naturalmente la board man mano crescerà in base ai contenuti che andremo a salvare al suo interno, quindi in base ai pin contenuti all'interno della board.
Quando si parla di PIN abbiamo diversi tipi di contenuto, i PIN tradizionali e poi abbiamo i rich PIN, i PIN nei quali sono presenti delle informazioni opzionali. Questi sono utilissimi soprattutto per i brand. Perché? Perché per esempio abbiamo diversi tipi di rich PIN, quello legato alle ricette. Mentre vedete il PIN tradizionale ha un'immagine e una descrizione che noi andiamo ad aggiungere, nel caso del rich PIN collegato alla ricetta. Oltre quindi alla foto e alla descrizione abbiamo l'elenco di quelli che sono gli ingredienti, il tempo necessario per poterli preparare, naturalmente la fonte, quindi il sito che l'ha pubblicato. Quindi immaginate per chi ha un food blog o comunque un brand nell'ambito del food le potenzialità. Ancora, un altro tipo di rich PIN sono quelli invece collegati all'e-commerce, nei quali oltre all'immagine abbiamo nella quale è indicato il prezzo, il fornitore e se appunto questo prodotto è in stock o meno. Il vantaggio dei rich PIN è che dialogano con il nostro sito, quindi prendono tutte le informazioni dal nostro sito web. Una parentesi fondamentale, per poter attivare questi rich PIN è necessario avere un profilo business. Vediamo che su Pinterest abbiamo due diversi tipi di profilo. Il profilo tradizionale, quello dell'utente, dove quindi io creo delle board e pubblico dei contenuti. Il profilo invece business, fondamentale per chi appunto vuole utilizzare Pinterest ai fini di marketing, perché cosa fa? Ci permette di verificare il sito web, quindi testimonia che quel profilo Pinterest è il canale ufficiale del nostro sito. Per poterlo attivare c'è bisogno di una procedura che vi lascio all'interno delle slide e che sostanzialmente consiste nell'inserire una stringa di codice che Pinterest vi dà all'interno del vostro sito in modo tale appunto da verificare e quindi da testimoniare che quel profilo sia quello ufficiale della vostra attività. E proprio grazie al profilo business noi possiamo utilizzare i rich PIN, altrimenti non è possibile per gli account tradizionali. Abbiamo quindi la possibilità di poter dare diversi tipi di informazione in base all'argomento del nostro sito. Quindi se abbiamo delle ricette, i rich PIN che si attiveranno saranno quelli in cui abbiamo appunto durata, tempo di preparazione e ingredienti. Se abbiamo invece lavoriamo nell'ambito di diversi rich PIN saranno come questo appunto presente nella foto che è tratto da Ikea. Vedete, è interessantissimo. Io magari sono su Pinterest perché cerco un nuovo divano, guardo quindi all'interno delle fotografie. Questo attira la mia attenzione, io con un colpo solo so quanto costa, chi è il venditore e se è disponibile. Quindi se voglio posso cliccare, andare su effettuare direttamente l'acquisto. Quindi riduco quelli che sono i passaggi che vengono fatti dai nostri utenti per raggiungere il nostro sito e anche il tempo necessario per poter effettuare dalla scoperta all'acquisto si riduce notevolmente. Ancora, altri tipi di rich PIN sono gli article PIN che possono essere utili per esempio per i siti di news o per i blog che parlano di uno specifico argomento che può essere, non so, magari il settore automotive, anche il digital marketing. In questo caso l'article PIN cosa ha una breve anteprima di quello che è il contenuto dell'articolo, sempre in questo caso rappresentato da un PIN, più naturalmente l'indicazione della fonte. Un altro tipo di rich PIN che è stato aggiunto in un secondo momento, ma comunque interessante, è quello invece legato alle app. Che cosa fa? Ci permette di poter avere un tasto che ha una call to action che invita quindi gli utenti a installare direttamente l'app. Quindi non so se io per esempio ho un'app che si occupa di vendita online, posso pubblicare su Pinterest le foto dei miei prodotti utilizzando l'app PIN che quindi in questo modo cosa fa? Invita l'utente a scaricare l'app magari per poter effettuare e completare l'acquisto. Quindi anche in questo caso molto interessante, c'è però per ora una limitazione, per ora gli app PIN sono disponibili solo per chi utilizza dispositivi Apple, quindi non ancora Android. Però anche a livello diciamo di campagne pubblicitarie può essere interessante perché voi potete applicare, potete creare una campagna nella quale l'obiettivo è quello di installare l'app, quindi non necessariamente magari vendere ma installare l'app. Questo tipo di contenuti funziona perché, come abbiamo visto prima, il 75% degli utenti accede da mobile, quindi è già pronto e disponibile a poter poi effettuare il download semplicemente con un click. Quindi questo per quanto riguarda i PIN, quindi la differenza tra il PIN tradizionale e i rich PIN che sono utili per l'account business. Io infatti vi consiglio, se volete lavorare in modo serio su Pinterest, di attivare prima di tutto il vostro account business e poi valutare se implementare o meno i rich PIN in base al tipo di attività che avete. Quindi se si presta ad uno dei formati che abbiamo visto prima, valutate comunque di attivarlo. Anche in questo caso troverete un tutorial alla fine delle slide per capire come attivare i rich PIN. Quindi prima si verifica il profilo,
profilo, si crea un account business, poi si attivano i rich pin, altrimenti non funzionano. Per quanto riguarda invece le board, quindi le cartelle nelle quali andiamo a salvare i nostri PIN, esistono tre tipi di board. La prima è la personale. Io creo una board all'interno del mio profilo e salvo i miei contenuti. Però posso avere anche una board condivisa. Cosa significa? Decido di invitare altri utenti a partecipare alla mia board. In questo modo anche loro hanno la possibilità di poter salvare dei contenuti all'interno della mia board. È molto utile per poter creare una community intorno al nostro brand. Per esempio potrei creare una board, i prodotti preferiti dai nostri clienti. La creo io dal mio profilo azienda, invito i clienti. Se il cliente accetta, quindi gli utenti per poter far parte della board devono accettare di partecipare, quindi possono decidere o meno. Cosa succede? Diventeranno anche loro contributor. E un altro vantaggio fondamentale è che le board condivise sono visualizzate all'interno del nostro profilo. Quindi è come se noi avessimo dei testimonial spontanei che non solo fanno parte della board e contribuiscono ad arricchirla, ma soprattutto hanno poi questa board all'interno del loro profilo. Quindi quando un utente visita magari il profilo del cliente X, oltre alle sue personali, vedrà anche quella condivisa che lui ha accettato di gestire insieme a me. Le board condivise secondo me sono un ottimo strumento per fare PR, per fare influencer marketing e soprattutto per lavorare e costruire la nostra community, che magari possiamo partire da una board gestita solo da noi, col tempo la possiamo ampliare e quindi invitare anche i nostri clienti, che si sentono quindi gratificati, coinvolti nelle nostre attività, ci permettono quindi di avere anche un punto di vista più legato al cliente. Non so quali sono i prodotti preferiti dai miei clienti per questo mese, ho creato la nuova collezione, invito quindi i clienti a salvare i contenuti più interessanti all'interno della board che ho creato con loro. Un altro vantaggio fondamentale delle board condivise è che nel momento in cui un utente scopre la board dal profilo del mio cliente e decide di seguirla, quel follower non andrà al cliente che ospita la board, ma a me che ho creato la board. Quindi è anche un modo per poter aumentare i nostri follower in maniera, diciamo, organica e spontanea. Perché io creo la board, posso anche avere 100 contributor, ma i follower andranno sempre a me, quindi al proprietario della board e non alle persone che la ospitano nel loro profilo. Quindi ho visibilità, pubbliche relazioni, contenuti nuovi, vado quindi a coinvolgere gli utenti e anche follower, un vantaggio quindi notevole. Naturalmente le board condivise sono molto interessanti, hanno tante potenzialità, però bisogna comunque moderarle, nel senso che comunque l'ideale sarebbe avere una piccola netiquette, come vedete in questo caso nella Best Italian Recipe, abbiamo delle etichette. In questo, per esempio, board possiamo pubblicare solo ricette di cucina, per esempio italiana, è vietato pubblicare contenuti off topic, quindi che non sono in linea con l'argomento della board, e c'è bisogno sempre di un minimo di controllo per evitare, perché ogni tanto comunque succede, che qualcuno inizi a spammare all'interno della board. In quel caso come potete fare? Potete rimuovere il contributor e in automatico rimuovere anche tutti i contenuti che ha pubblicato per tenere naturalmente la board, diciamo, pulita e quindi coerente, perché comunque è legata alla vostra attività, quindi deve essere ben gestita e organizzata. Però a mio avviso i vantaggi delle board condivise sono molto più alti degli svantaggi e quindi vi consiglio comunque di utilizzarle, soprattutto se il vostro obiettivo su Pinterest è quello di lavorare per poter creare una community. Poi, come possiamo pubblicare un contenuto su Pinterest? La domanda che di solito ci viene, mi è spesso fatta. Abbiamo due possibilità. Possiamo installare il pin it button all'interno del nostro browser. Basta andare su Google, fare una ricerca pin it button e fare in modo che le persone installino quindi questi iconcina sul loro browser. Chrome, Firefox, Safari, funziona su tutti. Cosa succede? Quando io sono su un sito e trovo un contenuto interessante, cliccando sul tasto pin it, in automatico cosa succede? Vengono estrapolate tutte le immagini presenti all'interno di questo sito, io scelgo quale voglio salvare, scelgo poi la categoria, la board di Pinterest, in automatico lo salvo. E questa è la modalità corretta di salvare i contenuti su Pinterest. Perché? Perché in questo modo io salverò il contenuto nel mio profilo, ma la fonte è comunque il sito che ha appunto pubblicato la foto. Quando le persone cliccheranno su questo contenuto, come per esempio in questo caso su questa foto della spiaggia, andranno sul sito originario e quindi io posso portare traffico al mio sito se i contenuti sono salvati in e-commerce.
L'altra invece modalità che abbiamo per poter pubblicare i contenuti su Pinterest è quello di caricarli direttamente dal nostro computer. Quindi in questo caso clicchiamo su aggiungi, selezioniamo l'immagine o il video che vogliamo caricare, però aggiungiamo una descrizione, selezioniamo il tipo di board nel quale vogliamo salvarlo, però ricordatevi che in questo caso è necessario aggiungere manualmente il link all'immagine. Altrimenti cosa succede? Se io salvo il contenuto dal sito a Pinterest, quando clicco sull'immagine ritorno sul sito. Se invece io salvo un contenuto che è stato caricato dal PC, dal computer a Pinterest, quando l'utente clicca resta sul vostro profilo Pinterest. Quindi perde quella che è la funzione principale di Pinterest, la possibilità di avere traffico e quindi di portare traffico al sito. Quindi se proprio voi volete decidere di salvare delle immagini dal vostro computer, ricordatevi nel momento in cui fate l'upload manuale di inserire sempre il link, quindi la pagina a cui questa immagine rimanderà. Lo potete fare manualmente, ci vuole un po' più di tempo, ma si può fare, però ricordatevi comunque di aggiungerlo sempre, altrimenti effettivamente è solo una collezione di belle immagini che però danno poco a livello di interazione. Quindi strategia utilizzata, tasto pin it sul vostro browser e salvate quindi i contenuti dal vostro sito al vostro profilo Pinterest. Poi un altro elemento fondamentale di Pinterest è la guided search, ovvero la ricerca guidata. Quando voi fate una ricerca su Pinterest, il motore di ricerca interno a Pinterest è molto preciso e vi permette non solo di avere dei suggerimenti sull'argomento che state cercando, scarpe in questo caso, ma vi dice anche: vuoi scarpe alte, scarpe da teenager, vuoi per esempio le Vans o le Nike? Quindi vi dà anche un'idea del tipo di contenuti più pubblicati sulla piattaforma e quelli più cercati dagli utenti. Voi poi per ogni singolo contenuto avete la possibilità, quando digitate una parola chiave, di cercare il singolo pin. Quindi tutte le foto dei pin che vedete in basso, potete fare una ricerca per board, in questo caso Pinterest vi mostrerà tutte le board che contengono all'interno del loro sito la parola chiave che avete digitato. Addirittura potete anche cercare i profili, quindi non so, voglio cercare tutti i profili che si chiamano Passione Scarpe, quindi Pinterest se ci sono stra. Quindi sono dei contenuti molto interessanti che da un lato vi permettono di capire i trend degli utenti, dall'altra parte vi permettono anche di avere un approccio, diciamo, di fare benchmarking, quindi di capire che tipo di approccio c'è sulla piattaforma, che tipo di contenuti funzionano meglio e magari quali tra queste tipologie di scarpe che stiamo cercando sono quelle che appunto hanno più appeal su Pinterest. Perché in questo modo noi cosa possiamo fare? Se appunto abbiamo un brand che vende scarpe, in base alle categorie che appaiono quando facciamo una ricerca, possiamo valutare di creare una board per ogni categoria che andremo appunto a trovare, in modo tale da aumentare la possibilità di poter apparire quando le persone cercheranno con quella parola chiave generica. Ecco, un altro dato molto interessante: la maggior parte delle ricerche viene fatta per parola chiave, quindi nome del per tipologia, prodotto, non per i brand. Quindi le persone accedono su Pinterest per scoprire nuove fonti di ispirazione, raramente cercano un brand specifico, quindi noi se siamo bravi possiamo fare in modo di posizionare il nostro profilo, attirare l'attenzione degli utenti e quindi fare scoprire il nostro brand e non quello appunto dei concorrenti. Tutto chiaro finora? Se ci sono domande, magari volete già fare qualche domanda adesso, ditemelo, così magari iniziamo già a vedere qualcosa insieme. Nel caso invece possiamo appunto continuare partendo dalla nostra panoramica a quelli che appunto sono i vantaggi di Pinterest per i brand. Quindi abbiamo visto Pinterest come funziona, abbiamo visto quello che è il glossario, quali sono i vantaggi fondamentali di Pinterest? Lo dicevamo prima, è una piattaforma basata sugli interessi, quindi possiamo dire che passiamo da quella che è la social graph alla interest graph. Cosa vuol dire? Mentre su Facebook io accedo alla piattaforma perché conosco, per stare in contatto con i miei amici o con i brand che seguo, su Pinterest l'elemento fondamentale, il collante, è basato sugli interessi, sulle passioni comuni. Per cui a me non interessa che io non conosco i follower che sto seguendo, ma mi interessa il tipo di contenuti che pubblicano, le board che hanno, e quindi se un profilo magari è ricco e che mi può essere utile, un profilo in linea con quelle che sono le mie aspirazioni. Quindi il legame basato sugli interessi ci permette di poter raggiungere un pubblico più ampio, un pubblico di persone che al momento non ci conosce, ma che avendo interessi simili può quindi avere un motivo per seguirci, eventualmente per sceglierci.
Quindi noi cosa possiamo fare su Pinterest? Abbiamo la possibilità comunque di conoscere i gusti e le preferenze degli utenti e quindi di capire anche quelli che sono gli interessi dei potenziali clienti, riuscire anche a capire qual è l'estetica per un particolare settore, quali sono i trend a livello fotografico, di resa visiva e di grafica, tutte informazioni che possiamo utilizzare non solo su Pinterest ma anche all'interno delle nostre strategie di web marketing, per esempio sui social, sui altri social, su Facebook, su Instagram. Non so, un periodo c'era il trend del cake design, se appunto accedeva su Pinterest era pieno molto prima che magari fosse portato anche su Facebook o su Instagram. Quindi per esempio Pinterest può essere anche utile per anticipare i trend e capire quali sono appunto gli interessi degli utenti e sfruttarli quindi all'interno delle nostre strategie. Pinterest, come dicevo prima, è un social, influenza anche quello che è lo social shopping, perché appunto molti utenti trovano dei contenuti e decidono di acquistarli proprio perché li hanno trovati su Pinterest. A me capita spesso, prima di andare a fare shopping, magari che non abbordo con il tipo di prodotti che cerco e quindi faccio in modo che quando poi vado a fare shopping cerco prodotti simili, o addirittura mi è capitato di vedere dei parrucchieri italiani molto attivi sulla piattaforma che hanno delle board organizzate in base al tipo di taglio, e quindi quando i clienti vanno lì, mostrano la loro board di Pinterest nella quale ci sono tutti i tagli e loro possono scegliere quello che è più adatto alle proprie esigenze. Quindi tutti i contenuti che ci permettono di dare un di più, di migliorare quella che è l'esperienza con i nostri clienti e quindi di dare un plus che magari altri non hanno. Ancora, un altro dato l'abbiamo visto anche prima, gli utenti sono più propensi a spendere su Pinterest perché su Facebook magari una pubblicità può annoiare perché interrompe le conversazioni che sto facendo, le mie letture. Su Pinterest, in cui io accedo proprio perché sono alla ricerca di nuove fonti di ispirazione, sono più propenso magari a trovare dei suggerimenti in linea con la mia attività, e anche la pubblicità, che se vedete è molto passa quasi inosservata perché è identica ai pin che noi seguiamo. Se fatta bene non si nota quasi che è una pubblicità, quindi sono anche più propenso a osservare e interagire con i messaggi pubblicitari dei brand. Quindi quali sono appunto i vantaggi di Pinterest per le aziende? Posso promuovere la brand awareness, quindi aumentare la mia visibilità e fare in modo che le persone appunto mi conoscano. Posso osservare i trend e gli interessi degli utenti grazie appunto ai suggerimenti, le categorie e il tipo di contenuti più utilizzati sulla piattaforma. Un altro dato molto interessante è che lo stesso Pinterest ogni mese pubblica una ricerca nella quale racconta quelli che sono i trend appunto degli utenti per il mese. Aprile, per esempio, non so, c'è stato Pasqua, quindi il trend era collegato a Pasqua. Poi, ecco, per esempio, durante il periodo della quarantena Pinterest ha fatto uno straordinario lavoro di assistenza anche di sostegno ai suoi utenti con la sezione Stai a casa, in cui aveva tutta una serie di contenuti per poter ispirare gli utenti sulla piattaforma. Per esempio, sono aumentate le ricette, visto che molte persone stando a casa hanno passato molto più tempo a cucinare, quindi aveva diverse sezioni. Stai a casa, per esempio, quindi ricette facili da fare o da fare con la famiglia, esercizi fisici, visto che stando a casa molti di noi hanno iniziato a fare workout a casa, suggerimenti magari su handmade da fare con i bambini, quindi tutta una serie di contenuti e suggerimenti che Pinterest appunto regalava, dava spontaneamente sui utenti, che hanno permesso poi di fare cosa? Ai brand di poter raggiungere persone che erano appunto in linea con la loro attività. Chi ha lavorato bene, è stato attivo sulla piattaforma, ha ottenuto comunque un vantaggio sia in termini di visibilità che di fidelizzazione e quindi di interazione da parte degli utenti. Poi, lo dicevamo prima, Pinterest ci permette di poter individuare e quindi di coinvolgere delle community online, community che possiamo creare noi spontaneamente o community che sono già attive, non so, board condivise di utenti che si riuniscono per parlare di un certo argomento, non conoscono ancora noi, però possiamo farci conoscere per esempio accedendo alla board e naturalmente non spammando. Mi raccomando, le board sono degli spazi di collaborazione, non di promozione gratuita. Possiamo diventare appunto un punto di riferimento nel nostro settore, aumentiamo traffico al sito, traffico profilato, perché sono persone che cliccano perché volontariamente sono interessate a quel prodotto e non perché per esempio il click è stato un errore casuale. Possiamo fare lead generation, non so, possiamo creare una board in cui indichiamo quello che è la raccogliamo i nuovi prodotti della nuova collezione e magari indichiamo che per chi acquista ci sarà la possibilità di avere uno sconto. Come? Facendo in modo che cliccando sull'immagine si rimandi ad una landing page in cui magari ci sono dei campi da compilare per poter ottenere un codice sconto, quindi magari non vendita diretta ma lead generation.
possiamo ottenere per esempio nuovi iscritti alla newsletter, possiamo ottenere nuovi download all'app, come appunto abbiamo visto prima con i rich pin basati sulle app, e naturalmente possiamo vendere direttamente, perché mentre su Instagram la maggior parte dei contenuti non ha un link, noi possiamo avere delle immagini e dei video linkabili solo se o abbiamo la pubblicità o sono presenti all'interno delle storie, se però abbiamo più di 10.000 follower. Nel caso invece di Pinterest, qualsiasi contenuto che noi pubblichiamo sulla piattaforma ha un link, quindi cliccando dall'immagine io posso comunque raggiungere il mio sito e fare in modo che le persone quindi conoscano il mio e-commerce, si iscrivano magari alla newsletter, quindi posso comunque entrare in quello che è il nostro funnel, il nostro percorso di conversione per poter trasformare gli utenti da visitatori casuali in clienti. Come facciamo quindi ad attirare l'attenzione dei nostri utenti? Come facciamo quindi a emergere dalla concorrenza e fare in modo che le persone su Pinterest trovino noi e noi altri? Dobbiamo lavorare per poter ottimizzare il nostro profilo. E quindi vediamo come fare. Prima di tutto cerchiamo di capire come funziona l'algoritmo di Pinterest, perché Pinterest, come tutte le altre piattaforme social, ha un algoritmo che determina il tipo di contenuti che gli utenti appunto vedono sul profilo. Vi dirò la verità, anni fa l'algoritmo di Pinterest era molto semplice, si basava sugli interessi e poco altro, quindi era molto più facile aumentare i follower. A me capitava magari di non accedere alla piattaforma per un paio di settimane e di avere anche 50-60 nuovi follower, perché ho lavorato bene, ho settato bene il profilo. Tre anni fa però Pinterest ha deciso di aggiornare il suo algoritmo e quindi di impostarlo attraverso quello che è uno smart feed. Quindi ci sono una serie di fattori che determinano la visibilità dei contenuti. Perché? Perché naturalmente la competizione è diventata più alta, il numero di contenuti sulla piattaforma anche crescendo la competizione, c'è bisogno di poter premiare quelli di maggiore successo. E quindi Pinterest ha introdotto un algoritmo che cosa fa? Determina i contenuti che noi vediamo in base, prima di tutto, ai contenuti di qualità. Devono essere contenuti di qualità, ben curati, ben organizzati, visivamente accattivanti. Quindi abbandonate l'idea di creare un profilo Pinterest basandovi solo sulle foto del vostro e-commerce che hanno lo sfondo bianco, prodotti anonimi o foto di bassa risoluzione. Con quelle non avrete mai la possibilità di poter emergere su Pinterest. Ancora, Pinterest premia i profili che sono attivi, quindi non serve a niente magari andare su Pinterest, pubblicare 50 contenuti in un giorno e scomparire per i 2 mesi successivi. Dovete fare in modo di essere costanti, pubblicare quotidianamente e quindi tenere le board ricche e il profilo attivo. Poi un altro elemento fondamentale, che è l'elemento più importante che premia appunto gli account su Pinterest, è la possibilità di avere comunque dei repin. Quindi su Pinterest l'azione principale che viene fatta è appunto il repin, la condivisione. L'80% dei contenuti sulla piattaforma è costituito da repin, quindi il mio obiettivo non è solo quello di fare in modo che le persone seguano il mio profilo, ma che condividano i miei contenuti. Perché più condividono i contenuti, più Pinterest ritiene che questi contenuti siano validi e quindi tende a mostrare quelli e non quelli dei miei concorrenti. Contenuti di qualità, profilo attivo, bisogna cercare di avere una grande quantità di repin e soprattutto bisogna fare in modo che il profilo sia ben curato. Non dobbiamo avere per esempio tante board con i pin vuoti o magari pin vecchi o magari non so, pin che rimandano a pagine del sito che non esistono più, perché anche in questo caso viene fatto un controllo e se c'è spesso questa cosa, il pin non viene considerato di valore. Quindi in questo caso, piuttosto che eliminare il pin, valutate magari di rimuovere il link se quella pagina prodotto non esiste più e di rimandarlo alla categoria generica nella quale gli utenti possono trovare un prodotto simile. Quindi bisogna comunque essere attivi, bisogna essere costanti e bisogna fare in modo quindi di non solo pubblicare dei contenuti di valore, ma interagire anche con gli altri utenti, perché l'interazione è la chiave per poter ottenere successo sulla piattaforma. Quindi vediamo come possiamo quindi creare il profilo perfetto. Allora, prima di tutto, questo è come appare un profilo business. Abbiamo quindi il nome, abbiamo la possibilità di avere una piccola descrizione che vi aiuta a contestualizzarvi. Abbiamo poi la possibilità di poter inserire il link e quelle sono delle board in evidenza. Questo quindi è il profilo come appare dagli utenti. Noi dobbiamo essere in grado di poter creare dei contenuti che siano interessanti. Mi raccomando, ricordatevi di mettere le board che per voi sono più importanti, quelli con i prodotti di
di punto a quelle che magari raccontano meglio la vostra attività in alto, tralasciando invece tenendo le altre in basso. In questo modo l'utente, quando arriva, è portato a visitare quelle in alto e se quindi è interessato può seguire o l'intero profilo o le singole board. Nel vostro caso non cambia, perché il follower comunque c'è lo stesso, sia se segue una sola board che se segue tutto il profilo. Ma naturalmente potete immaginare che se appunto segue tutto il profilo ha più possibilità di vedere i contenuti ogni qualvolta pubblicate nelle diverse board che avete. Per poter creare quindi il profilo perfetto dobbiamo quindi scegliere con attenzione il nome delle board. Come? Utilizzando parole chiave che sono cercate più spesso dagli utenti, cercando quindi, utilizzando dei nomi che sono presenti sulla piattaforma. Il vostro obiettivo è quello di lavorare con l'Italia, inserite quindi i titoli delle board in italiano. In questo modo fate già una selezione, soprattutto le persone che vi digiteranno con una parola chiave in italiano troveranno voi e non gli altri. Se invece lavorate con un target internazionale, utilizzate l'inglese, che è la lingua più utilizzata appunto sulla piattaforma. E lo stesso vale anche poi per la descrizione dei pin, visto che voi quando pubblicate comunque un contenuto potete scegliere delle righe di testo che accompagneranno la vostra immagine. Quindi anche in questo caso testi comunque brevi nei quali sia presente una parola chiave e magari anche un hashtag, perché su Pinterest gli hashtag funzionano e vengono utilizzati per aiutare la piattaforma a mostrare agli utenti contenuti in linea con le loro ricerche. Quindi uno, massimo due hashtag, non esagerate. Vedete, lo spazio che avete a disposizione non è enorme, quindi cercate di poterlo sfruttare al meglio. Vedete, sono massimo 500 caratteri, fate in modo che comunque la descrizione contestualizzi il pin, possa dare comunque dei suggerimenti, possa contenere la parola chiave con cui la persona vi può cercare, perché Pinterest come fa a capire che voi vi occupate di food e non di fashion? Dal titolo delle vostre board, dal tipo di contenuti che pubblicate e naturalmente per il tipo di contenuti Pinterest naturalmente sfrutta l'informazione che voi date all'interno della descrizione e degli hashtag che utilizzate. Cercate di essere quindi attivi, ma senza esagerare, perché come vi dicevo prima, se una persona segue le vostre board e voi pubblicate in un giorno 50 contenuti, questa persona vedrà tutti e 50 i pin nel suo feed, quindi avete l'impressione quasi di invadere un monopolio del feed che non piace, visto che gli utenti lo fanno anche per poter avere informazioni su ambiti diversi. Quindi meglio pubblicare un po' alla volta più spesso che non appunto pubblicare troppo volte tutte in un solo momento. Per poter avere successo quindi dovete ottimizzare il profilo, scegliere con attenzione il titolo delle board, lavorare poi naturalmente sui contenuti che sono il re della piattaforma. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare dei contenuti che possano tenere il termine, siano pinnabili, cioè visivamente ed esteticamente accattivanti. Quindi ottima risoluzione. I contenuti che funzionano meglio su Pinterest sono verticali, perché appunto la piattaforma funziona con uno scroll di tipo verticale, quindi meglio immagini verticali che diano magari delle informazioni che si basino quindi su quello che sono i trend degli utenti. Per esempio, se voi date un'occhiata a questi contenuti presenti nella slide, abbiamo una slide nella quale abbiamo un testo con un titolo. Per esempio, si può pensare di modificare anche la foto del nostro prodotto inserendo un titolo che quindi attira l'attenzione sul nostro contenuto e fa capire quindi subito agli utenti di cosa stiamo parlando, come in questo caso della cucina. O ancora, possiamo avere per esempio dei tutorial, possiamo avere delle foto dei prodotti all'interno del contesto d'uso. Vedete, la maggior parte di queste foto non è la classica foto a sfondo bianco presente nell'e-commerce. Un altro trend che funziona molto su Pinterest sono i colori. Ci sono persone che per esempio raccolgono i pin in base al colore, board con tutti i contenuti gialli, rossi o verdi. Quelli per esempio possono essere utili, come nel caso del pin in alto a sinistra con le diverse sfumature, per mostrare le diverse varianti dei vostri prodotti, sfruttando però quello che appunto è un trend della piattaforma. Quindi non so, board basate solo su un colore nel quale raccogliete prodotti di un solo colore, la stessa cosa può valere per l'arredamento o per la moda, perché appunto il trend della piattaforma attirate gli utenti, raccontate e comunicate il prodotto in maniera diversa. Ancora, altro elemento di successo su Pinterest, le infografiche, che sono appunto dei contenuti visivi sviluppati in verticale che approfondiscono un certo argomento. Perché piacciono? Perché ci permettono di poter sintetizzare un argomento in maniera immediata e diretta, attirano l'attenzione degli utenti e spesso ci permettono di poter raccontare anche argomenti complessi in modo dettagliato, come in questo caso è un'infografica scientifica legata comunque alla medicina, però vedete, visivamente si riesce molto di più a rendere quelli che sono le infografiche
informazioni al suo interno. Ancora, collage di immagini nelle quali appunto raccogliamo una serie di attività. In questo caso si sta parlando di packaging e quindi si mostra il modo in cui funziona il packaging, non con un video ma con una sequenza di immagini, anche in questo caso verticali, perché sono quelle che appunto funzionano meglio sulla piattaforma. Ancora, le citazioni sono un altro contenuto particolarmente apprezzato su Pinterest. Anche in questo caso abbiamo citazioni di diversi tipi, legate al style, alla moda, all'arredamento, per cui per esempio se noi siamo un brand di arredamento potremmo anche creare delle citazioni utilizzando i nostri prodotti e prendendo delle citazioni di personaggi famosi, come appunto in questo caso, quindi 30 citazioni per poterci ricordare la bellezza di stare a casa. Vedete, il post comunque è accattivante, anche in questo caso è verticale, ha la citazione, ha comunque anche in basso a sinistra il logo del brand. Il logo del brand può essere messo, può essere utile anche per migliorare l'awareness, però mi raccomando, visto che l'immagine è l'elemento fondamentale, fate in modo che sia piccola e non che sia 80% logo e 20% immagine, perché questi tipi di contenuto vengono considerati autopromozionali su Pinterest e quindi non funzionano. Quindi scegliamo comunque un'immagine che possa attirare l'attenzione degli utenti, concentri l'attenzione sul brand, in questo caso vedete l'elemento d'arredamento comunque attira l'attenzione, racconta qualcosa, è presente un logo e soprattutto permette di poter rendere più efficace quello che appunto è il contenuto che noi stiamo andando a raccontare. Quindi avete comunque modo di attirare l'attenzione degli utenti, fare in modo che lo condividano, più persone condividono la citazione perché la sostengono, più persone daranno visibilità ai vostri contenuti e anche in questo caso cliccando raggiungeranno magari l'e-commerce dove è possibile acquistare, non so, il divano, il letto, il cuscino o la coperta. Poi cerchiamo di interagire, l'abbiamo visto prima, social network Pinterest premia i repin, quindi io non mi devo limitare semplicemente a salvare i contenuti dal mio sito a Pinterest, ma devo anche condividere i contenuti degli altri, creare magari degli spazi in cui anche gli utenti possono interagire, quindi non Pinterest non è semplicemente una vetrina, ma anche uno spazio di interazione. Io per esempio cosa potrei fare? Creare una board nella quale condivido salvo i pin degli utenti, degli altri utenti, tratti magari, non so, da siti famosi, siti di informazione o per esempio siti di settore. Se io mi occupo di moda, potrei per esempio avere una board in cui raccolgo gli argomenti sulle tendenze di Vogue, per esempio. Naturalmente non vi consiglio di pubblicare foto dei vostri concorrenti perché vi dareste la zappa sui piedi, ma di ambiti legati al vostro settore che non siano in concorrenza diretta, sì. In questo modo comunque il profilo è ricco, attira l'attenzione e dà quindi anche degli spunti ulteriori alle persone che vi seguono. Anche perché ricorda comunque l'elenco di prodotti, gli utenti lo hanno già sul vostro e-commerce, siete su Pinterest per ispirare, non semplicemente per mostrare le vostre attività. Un'altra cosa che per esempio potreste fare è quella di poter creare delle campagne cross-mediali, quindi non so, inserire all'interno del vostro sito un'anteprima delle board di Pinterest in cui potete dire seguici anche su Pinterest. Ancora, quando andate a pubblicare la vostra, a inviare la newsletter, in basso potete inserire, non so, ecco l'elenco dei pin di maggiore successo della settimana, in modo tale da fare in modo che gli utenti da un canale vi trovino e quindi vi possano raggiungere anche su un altro. Come facciamo? Vediamo quindi adesso, tutto chiaro finora? Se avete delle domande anche in questo caso sono qui, vediamo quindi qualche consiglio diretto per poter appunto fare marketing su Pinterest. Possiamo per esempio lavorare per poter mostrare quelli che sono i nostri valori, i core value del nostro brand, come nel caso di Cirio. Cirio naturalmente cos'è? È un prodotto italiano, il suo core appunto è che sono prodotti di alta qualità italiani, quindi oltre alle foto, però vedete in questo caso non ha pubblicato la classica foto con i prodotti, anche in quel caso magari visivamente non sono molto accattivanti, però cosa vi dice? Ha creato la board Made in Italy, nella quale racconta quello che è il suo orgoglio di essere italiano, con i contenuti che di solito con cui noi siamo conosciuti e quindi conosciuti all'estero, quindi il cibo, le bellezze, comunque il territorio, in questo caso di Limoncello fatto dalla costiera amalfitana, e vedete, se date un'occhiata comunque ai contenuti, sono contenuti presi anche da altri canali, non semplicemente, la fonte non è solo il loro sito, c'è Giallo Zafferano per esempio, un altro brand, quindi è
una board di ispirazione che racconta quelli che sono i valori del brand, definisce in maniera chiara quelli che quindi sono i valori, i punti di forza, quindi comunica quella che è la mission in maniera molto più chiara e precisa di quello che appunto si potrebbe avere, semplicemente condividendo magari la mission sul sito che è un po' accattivante, magari è troppo testo. Io visivamente ho reso subito: Cirio di che nazionalità è? Italiano, e quindi anche l'orgoglio di essere italiani. Tra l'altro l'Italia è uno dei contenuti più apprezzati su Pinterest, e quindi questo tipo di contenuto funziona sempre. Sempre si potrebbe anche utilizzare nell'ambito turistico. Create delle board dove, non so, se avete per esempio un albergo, oltre magari alle foto del vostro albergo e delle vita che organizzate, potete per esempio fare una sorta di guida, tutto quello che c'è da vedere nella vostra città, 10 cose che non conoscete della nostra città, magari un piccolo itinerario che può essere fatto per i turisti stranieri, non so, oltre alla nostra città nei dintorni ci sono queste attrazioni turistiche, in questo caso riposate da noi, però voi potete girare, quindi preparate anche una sorta di mini tour per le persone, anche perché spesso gli utenti quando pianificano i viaggi utilizzano Pinterest, creano delle board ad hoc, e quindi se voi siete attivi e andate quindi a inserire e individuare quelli che possono essere gli interessi degli utenti, li raggiungete attraverso gli interessi, vi assicurate che poi vi ricordino di voi e non di qualcun altro. Poi, brand sì, ma con creatività in teoria, come in questo caso, è un'azienda che vende vernici, immaginate, foto dei barattoloni su Pinterest non è il massimo dell'appeal. Quindi cosa fanno? Visto che uno dei trend di Pinterest sono le porte, ci sono appunto tanti utenti che raccolgono foto delle porte più belle del mondo, loro cosa hanno fatto? Hanno selezionato, hanno creato questa board che appunto si chiama Doors, quindi con la keyword specifica utilizzata sulla piattaforma, nella quale però affiancano quelli che sono i colori, i codici della vernice che permette di ottenere quel risultato. Quindi vedete, in questo caso il giallo utilizza questi due codici qua, poi abbiamo questi altri colori, quindi in questo modo cosa fanno? Sfruttano un trend della piattaforma, utilizzano il linguaggio di Pinterest e mostrano il risultato finale, per cui non ti mostro il barattolone che è noioso e poco pinnabile, ma sfruttando un trend ti posso dire come appunto potrai ottenere la tua porta se utilizzerai i nostri prodotti. Con riferimento al codice colore, in questo caso cliccando si arriva naturalmente all'e-commerce nel quale è possibile fare l'ordine appunto sul tipo di prodotti che voi state cercando. Questo è un uso corretto di Pinterest. In questo caso il brand è riuscito a ad entrare nella logica di Pinterest, utilizza il linguaggio di Pinterest, anche quello che è il linguaggio visivo, per attirare l'attenzione degli utenti e quindi per fare in modo che le persone gli possano partire da quello che è un interesse comune. O magari la passione per le porte, salvo quelle perché magari quando cambierò casa, se sto ristrutturando casa, cerco magari un tipo di porta piuttosto che un altro, anche il colore può incidere, e quindi il brand mi risponde anche a quella che è un'esigenza, dandomi quindi una soluzione specifica. Poi, i tuoi clienti sono i migliori promoter. Un altro modo che poi voi potete avere per poter coinvolgere il pubblico è creare un abbordo con le foto che appunto i vostri clienti creano su altri canali che voi potete appunto condividere su Pinterest. In questo caso si usano appunto UGC, User Generated Content, per poter fare questa cosa, però assicuratevi di avere permesso da parte dei vostri clienti. Quindi, non so, se hanno pubblicato il contenuto su Instagram, ringraziateli, chiedetevi se appunto volendo è possibile poter salvare questi contenuti all'interno del vostro, per esempio di condividerli su Instagram, su Facebook o anche su altri canali come appunto su Pinterest. Poi usate le immagini per emozionale, come in questo caso Müller vende appunto il brand che allora vende in questo caso yogurt, anche in questo caso contenuto prodotto visivamente non accattivante, però cosa si può fare? Qual è il crime di Müller? Fate l'amore con il sapore. In questo caso quindi cosa ha fatto l'azienda? Ha creato tutta una serie di board dedicate a delle specifiche emozioni, quindi sfruttando le immagini comunica quelli che sono appunto i punti di forza del brand. Assaggiare vibrazioni, vibrando nel gusto di un piacere senza fine. Quindi abbiamo sì magari anche il prodotto con cui vengono fatti appunto gli yogurt Müller, ma abbiamo anche altri sensi che sono coinvolti, sensi che riescono ad essere coinvolti attraverso una comunicazione visiva più rapida, più immediata e quindi anche più diretta, per così dire. Ancora, possiamo utilizzare Pinterest per poter raccontare la nostra storia. Quindi in questo caso abbiamo un B&B
di Termoli, che oltre, vedete, non ha quasi mai le foto delle le board con le stanze dell'albergo, ma cosa fa? Ci racconta il territorio, ci mostra la storia del territorio, le bellezze, i castelli che quindi ci sono nella che ci sono lì, e anche in questo caso porte in questo caso legate al territorio, e quindi ci permette di poter contestualizzare e raccontare la struttura in base a quello che appunto sono le bellezze del territorio. Quindi ti racconto anche la storia comunque del nostro paese, i posti che puoi visitare, ed è quindi in quello che è un ambiente suggestivo e ricco di tradizione, sfruttando quindi le immagini e i contenuti visivi. Cercate anche in questo caso coinvolgere la vostra community, come nel caso di Audi, anche in questo caso un paese da esplorare, le bellezze dell'Italia, visto che l'Italia è un trend presente molto attivo su Pinterest. Audi ha creato questa board in cui invita i clienti a condividere i posti più belli dell'Italia, che naturalmente si possono visitare in auto. Quindi in questo caso dico, in che modo in cui il brand ti aiuta a viaggiare, quindi a realizzare i tuoi sogni, indicandoti anche quelle che sono le tappe più belle che ci si possono trovare in Italia. E infine possiamo analizzare il nostro brand, quindi raccontare le persone che sono dietro alla nostra attività, quindi non so, i dipendenti, le persone che si prendono cura dei clienti, il nostro fondatore, attraverso magari delle storie, attraverso delle curiosità, anche attraverso delle interviste, un modo quindi per poter ridurre la distanza col pubblico e quindi mostrare che al di là dell'azienda, del brand, ci sono comunque delle persone che sono quindi interessate alla nostra attività. Io per ora ho finito, se ci sono delle domande do appunto, possiamo appunto dedicarci alle domande, anche perché ho visto che mi era apparsa qualche notifica delle domande, mi sa. Allora, ce n'era una sulle slide, sì, naturalmente queste slide vi saranno date, quindi le potete vedere con calma e potete naturalmente approfondire tutti i link che appunto abbiamo visto insieme prima. Adesso vediamo se appunto riesco a trovare le domande. Arrivo, ok, vediamo. Allora, intanto se avete qualche domanda scrivetela pure, così mi arriva la notifica, le riesco a vedere, perché prima mi era apparsa la finestra, ma non la riesco. È arrivata una domanda in chat, se vuoi te la pongo io. Dimmi, ok, grazie, sì. Il mio omonimo sempre attivo. Perfetto. A questo punto saluto, perché lo vedo sempre fare domande. E ti chiede, secondo te perché più donne che uomini usano Pinterest? Per la natura della piattaforma e per l'estetica visiva, ti spiego meglio, diciamo la mania del collezionismo in media tende ad essere una cosa più femminile che maschile, quindi non so, così come magari si collezionano borse e scarpe, magari tendo a collezionare anche contenuti, quindi non so, foto anche di cartoline, citazioni, contenuti che mi piacciono, la cosa che diciamo normalmente le donne, su cui diciamo le donne sono più portate, perché lo fanno per passione, arricchiscono magari le board, più il profilo ha successo, più naturalmente io sono orgogliosa di quello che sto facendo, e per questo diciamo tende ad essere più una cosa legata alla natura femminile, ma naturalmente anche gli uomini lo possono utilizzare per trovare ispirazione, anche se di solito magari, non so, faccio una ricerca e poi vado via. Invece anche quella passione, quella dedizione nel coltivare una board e quindi creare altri contenuti, diciamo, è più femminile, quindi è per questo che tende ad attirare di più quella che è la mania del collezionismo, la chiamo delle donne. Ma una domanda invece che ti faccio io, magari hai già dato risposta prima, ma è un interesse mio personale. Su Pinterest, a che pubblico si fa riferimento? Nel senso, giovani? Allora, sono un pubblico, allora in Italia 60% donna, 40% uomini. La cosa interessante è che ci sono fasce d'età anche un po' più alte degli altri canali. Aspetta, se vuoi ti rimetto la slide di prima, è 35, 45 fino ad arrivare anche a 55 anni. Infatti le fasce d'età più diffuse sono appunto queste, che sono interessanti anche perché spesso comunque non si fa fatica a intercettarle su altri canali, perché magari non so, sono attive su WhatsApp, però è un canale privato, quindi a meno che non utilizzi la pubblicità fai fatica a poterlo intercettare. Ecco qui le fasce d'età in Italia più diffuse sono 35-44 e 45-54. Anche quella giovane, quindi 25-34 c'è, però sono queste soprattutto quelle più attive, con il, se ricordo bene, 19% a ciascuna di utenti.
Quindi sono donne con la fascia d'età più alta, un'alta capacità di spesa in media e quindi la possibilità di poter raggiungere per determinati ambiti, come per esempio la moda, l'arredamento, il design, tutto quello legato alle nostre passioni. Un altro settore che ha molto successo su Pinterest è quello del wedding. E Katia suggerisce che io come età sono fuori target, e infatti la mia domanda derivava proprio da questo, dal fatto che di miei coetanei ne vedo pochi utilizzare la piattaforma di Pinterest, anche se la piattaforma di Pinterest in qualche qual modo comunque la conosco e so come è all'incirca strutturata, anche se personalmente, se devo confessarti, non l'ho mai utilizzata, non mi è mai capitato di doverla utilizzare, ma neanche pensare di utilizzarla, e probabilmente è uno sbaglio mio ed è una piattaforma sul quale, rispetto ad altri social, ad altre piattaforme dove c'è una quantità di utenti, una quantità di contenuto tale che il singolo poi viene mascherato dagli altri che sono i grandi big, magari su Pinterest anche da questo punto di vista ci potrebbero essere maggiori possibilità, o mi sbaglio? Lì, secondo me, un altro target che è molto presente sulla piattaforma è tutto quello legato ai fotografici, sia per l'estetica visiva, sia perché molti comunque pubblicano i loro contenuti sulla piattaforma. Il mio amico grafico, per esempio, spesso quando deve cercare nuove ispirazioni va su Pinterest, sia per conoscere nuovi trend, sia magari per avere nuovi contenuti e suggerimenti, quindi soprattutto per il fatto che noi, volendo, possiamo utilizzarla anche da desktop e ci permette di avere una panoramica anche ampia. A volte per la scoperta visiva e le idee è più utile Pinterest che non Instagram. A parte che poi, come abbiamo visto prima, il motore di ricerca di Pinterest ci permette comunque di segmentare la ricerca, per cui ti posso mettere design, ma lo posso specificare anche per sottocategorie, quindi è quello che secondo me aiuta, quindi favorisce la scoperta. Lì naturalmente Pinterest non è per tutti i brand, io oggi tengo sempre a specificarlo, perché ecco, secondo me l'ambito scientifico già è poco utile Pinterest. Dipende naturalmente, prima di decidere di utilizzarlo bisogna farvi una domanda: il mio pubblico potenzialmente potrebbe essere sulla piattaforma? Perché magari è vero che vi dà visibilità sul motore di ricerca, ma se l'utente base non è presente su Pinterest non potete abituarlo ad essere attivo e poi portarlo su altri canali. Meglio a questo punto presidiare il canale in base al tipo di target che avete, in base al tipo di obiettivi che volete raggiungere. Quindi effettivamente non è per tutti, però per quella fascia di età e soprattutto per gli ambiti che abbiamo visto prima, quindi food, design, moda, design inteso sia arredamento che anche grafica, travel, wedding, può essere interessante anche per l'Italia, la fotografia, però anche lì dipende. Se sei un fotografo italiano e ti vuoi promuovere, magari è molto più utile, secondo me, utilizzare Instagram. Perché? Perché le persone tendono magari a utilizzare più quello strumento per cercare fotografie. Se invece sei un fotografo specializzato in matrimoni, le donne, quando si organizzano comunque per il matrimonio, creano delle bordadotte. Quindi lì è più facile che tu possa essere trovato da persone che hanno quelle esigenze e quindi sono in linea con la tua specializzazione. In merito al ragionamento che facevi tu sui vari target presenti sulle varie piattaforme, sempre Michele proponeva un'idea che secondo me è carina e magari se riusciamo proveremo a portarla in piattaforma, che quella che diceva lui è di prendere varie persone che si occupano di varie piattaforme, proprio ad esempio te per Pinterest o qualcun altro per Instagram, qualcuno per LinkedIn, e fare un panel dedicato alla comparazione delle varie piattaforme per poter capire quale è più adatta ad un determinato brand, quale target di pubblico ci si deve riferire su ogni singola piattaforma e come andare a muoversi indicativamente. Sì, sarebbe interessante, naturalmente nel caso contate pure su di me. Assolutamente sì. Nel frattempo sono arrivate un paio di domande. Sì? Silvia ti chiede: come si fa a passare ad un business account? Allora, se voi andate all'interno del vostro profilo, il pannello in alto a destra, comunque se volete ve lo aggiungo nelle slide, c'è l'opzione passa all'account business. Pinterest vi chiede di aggiungere il sito, eventualmente se non lo avete non ci sono problemi, però per questioni di completezza vi consiglio comunque di inserire sempre il vostro sito web. In questo modo potete utilizzare il pin, date anche maggiore prestigio e rilievo al canale, quindi volendo potete trasferire
fare l'account che già avete o crearlo ex novo. Vi inserisco la guida alla fine delle slide, in questo modo la potete consultare, è abbastanza semplice come passaggio e avviene in automatico. E un altro vantaggio che non vi avevo detto prima è che l'account business ha gli analytics, quindi avete la possibilità di poter vedere e studiare le statistiche interne del vostro profilo, pin di maggiore successo, board più seguite, visualizzazioni che siete riusciti ad ottenere per quello stesso intervallo di tempo. Grazie mille. E Nicola ti chiedeva se si individua una board condivisa in cui vorremmo entrare. C'è un modo di contattare l'amministratore per chiederne l'ingresso? Allora, di solito nelle board ognuno diciamo, ha la sua policy e a volte se andate nella descrizione interna della board vi viene indicato se volete partecipare o non seguici, perché se non seguite la board principale non potete essere invitati a contribuire. In alcuni casi alcuni chiedono di commentare un pin all'interno della board, in altri casi volendo potete utilizzare i messaggi, perché su Pinterest c'è la possibilità di mandare un messaggio privato a un utente e gli chiedete per favore mi potresti invitare alla tua board? Mi piacerebbe partecipare, quindi essere un contributor. In passato sì, cioè, alcuni introducevano anche la possibilità di mandare una mail alla persona indicando il link di Pinterest, però potete direttamente contattarli tramite messaggi privati che adesso sono meno frequenti, ma comunque funzionano e quindi le persone li leggono e valutano se invitarvi o meno. Katia suggerisce, Valentina andrebbe bene per i 10 tips talk, ha una velocità e una chiarezza nel parlare incredibile. Grazie, sì, scusate, mi sono resa conto che effettivamente stavo andando un po' lunghi, ho accelerato più della media, però sì, diciamo che sono abbastanza abituata, quindi sì, spero di essere stata chiara. Nel caso, se volete, quando volete, la registrazione potete mettere in pausa o comunque se avete altre domande mi potete comunque scrivere e sarò comunque felice di rivedervi. Assolutamente sì. Io Valentina ti ringrazio per essere stata qui con noi. Invito tutti quanti gli utenti che ci hanno seguito, che magari hanno ancora delle domande, a contattarti in privato, in modo tale che se hanno voglia di portarle direttamente, rimanere in contatto con te, possono farlo. Esatto, bravissima. Per cui niente, ti ringrazio per essere stata qui con noi, per aver portato i tuoi contenuti e per aver fatto parte anche tu di Rinascita Grazie a Digitale. voi, per qualsiasi cosa ci possiamo sentire, vi lascio le slide, quindi potete approfondire tutto. Grazie e buona giornata.